Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Per chi non mi conosce, sono Stefania, in arte Steffi Perlin Art, e quello di oggi è un tutorial. Voglio mostrarvi come ho realizzato questo modulo, che nel mio caso specifico ho deciso di utilizzare per farci un paio di orecchini, ma va benissimo, data la dimensione, anche per realizzare un ciondolo. La tecnica è quella del bead embroidery e niente, ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Così decidete se farlo oppure no. E niente, adesso vi dico i materiali che occorrono, così possiamo iniziare con il tutorial. Allora, prima cosa, ci sarà bisogno di un cabochon da 25 mm. Questo è in resina, me l'ha regalato una mia amica. Penso che potete facilmente trovarlo su siti tipo Hobby Perline. Hobby Perline mi sembra che ce le abbia di sicuro. Mezzi cristalli da 4 mm in due colorazioni. Rocaille 80. Rocaille 110, io andrò a utilizzarle in tre colorazioni, quindi fucsia, argento e verde. E Rocaille 110, sempre tre colorazioni, questa volta però nel verde, argento e bronzo. Poi ci sarà bisogno di un pezzettino di base per il beading. Trattandosi di bead embroidery è necessario, oppure anche un feltro, insomma. E poi anche un pezzettino di ultra suede o velluto, ecco, pelle per poter rifinire il retro, per poter ricoprire il retro. Ago a tessitura, filo. Io ne utilizzerò due colori, ma anche nel caso del filo, insomma, potete benissimo utilizzarne uno solo, va bene, è opzionale, poi vi spiegherò meglio. In fase di lavorazione, una monachella, se fate l'orecchino, se no un gancio per pendente, se appunto desiderate farci una collanina, colla Azolite, forbicine. E penso di aver detto tutto. E certo, poi vi servirà una pinza punta piatta nel caso appunto dove per inserire il gancio o la monachella, va bene? E ora faccio un po' di spazio, preparo tutto, ci vediamo fra poco. Ed eccoci qua. Io ho già incollato il cabochon alla mia base. Quindi la incollate, aspettate 2-3 minuti. Siccome andremo a incastonarla, non c'è così tanto bisogno di farla asciugare bene, ecco, un paio di minuti sono più che sufficienti. Ho preparato il mio filo e ago, ho fatto il mio doppio nodo ad un'estremità. Ora passo col mio filo così sul fronte del lavoro, a proprio, non so, mezzo millimetro dal cabochon. Prendo una 80, un mezzo cristallo e una 80. Le faccio scivolare alla base, così, mettendole bene a fianco una all'altra. Con l'ago punto davanti all'80, scendo. Tengo il filo in tensione e risalgo tra la prima 80 e il mezzo cristallo. Qui. Poi dopodiché rientro nel mezzo cristallo e nella 80 successiva. Ok? Tiro il filo per bene. E da questo momento in poi inserirò un mezzo cristallo
Pena 8-0 alla volta, quindi non più 3 perline, ma solamente 2. Le faccio scivolare, le affianco bene una accanto all'altra, senza esagerare. Punto l'ago davanti all'8-0, scendo sul retro del lavoro, tengo il filo in tensione e risalgo tra dietro l'8-0, praticamente dietro l'8-0, che precede il mezzo cristallo e l'8-0 che ho appena inserito qui. Quindi dietro la terza perlina, contando dall'ultima inserita, 1, 2, 3. E ripasso e continuo così. Lo faccio per l'ultima volta per chi non è esperta. Un mezzo cristallo e un 8-0. Salgo in questo punto qua. Questo è il punto base di Bead & Broderie. Una volta imparato questo punto, potete fare veramente qualsiasi cosa. Non c'è nient'altro da insegnare se non piccoli dettagli. Ci vediamo quando abbiamo completato il nostro giro. Io quando l'avrò completato passerò nuovamente solo con aguifilo all'interno di tutti i cristalli, di tutte le perline per stringere bene. Ci vediamo fra poco. Eccoci qui. Allora, io ho completato il mio giro. Vi accorgerete che quando dovrete aggiungere, vi troverete a dover aggiungere un mezzo cristallo tra le 2-8-0 e che lo spazio sarà abbastanza comodo. Quindi, quando inserite il mezzo cristallo, ripassando in mezzo di nuovo alle perline, cercate con le mani di spostarle un pochino per aggiustarle ben bene e andare a coprire anche quel piccolo spazio che avanza. Motivo per il quale io consiglio sempre di utilizzare, quando si lavora al Bead & Broderie, il filo da tessitura come quello della Miyuki, perché è leggermente elastico. Cosa che con un filo come il Fireline, per esempio, essendo molto rigido, non si riesce a fare. Vedete che così sono ben sistemate. Io ho già ripassato una volta intorno alle mie perline, scendo sotto perché ormai il filo non mi basta più, si è anche sfilato. Sistemato il filo. Dicevo, scendo di sotto e faccio un nodino prima di tagliarlo, perché ormai appunto non è più sufficiente per continuare la lavorazione, quindi io aiuto, faccio un'asola, il mio solito nodo, aiuto, ci vedo, ecco, faccio lo doppio, tiro bene. Vabbè, volevo passare, ma fa niente, non sto a farlo. Magari passate tra ancora una volta in mezzo alle resistive stuff e poi tagliate fuori in eccesso. Adesso continua a sfilarsi, non mi si sfila mai. Quindi prendo un altro pezzo di filo, ho già fatto il mio doppio nodo. Di solito taglio pezzi di filo intorno ai 50-60 centimetri, poi dipende dal tipo di lavoro che devo andare a fare. Quindi salgo in questo punto. Passo in qualche perlina. Ed esco da una 8-0.
Ora dovrò prendere questa sequenza di perline, devo andare a incastonare il mio cabochon, quindi io ho preparato con i cristalli e le 80 quello che è la base dell'incastonatura. Quindi adesso prelevo 2 15-0 argento, una fucsia, una 110 fucsia e altre 2 15-0. Questa qui è già piccola, non va bene, non passano dentro l'ago, ho l'ago troppo grosso, ecco questa sequenza qui, se non sbaglio, no, è giusta. Sto uscendo da questa 80, salto mezzo cristallo e rientro nella 80 successiva. Così. Di nuovo prendo 2 15-0, una 11 e 2 15. Salto il cristallo e passo nella 80 successiva. Ripeto questa operazione fino a completare il giro. Eccoci qua. Devo inserire l'ultima sequenza, quindi passo alla 80, e per iniziare il secondo giro, quindi noi adesso andiamo a stringere e a terminare, così a concludere l'incastonatura, passiamo anche nelle 15-0 e ci portiamo a uscire da quella fucsia, dalla 110 fucsia. Così. Ora andremo a inserire questa sequenza di perline. Non mi ricordo, devo guardare bene perché. Eccoci qua. Una 15-0, una 11 e una 15. Nel mio caso sono appunto le 15-0 bronzo alternate a una 11-0 argento. E passo attraverso la 11-0 fucsia successiva. Aiuto. Così. Non si vede molto bene perché il cabochon è colorato, però. Di nuovo, una 15 bronzo, una 11 argento e una 15 bronzo. E passo sempre nella 110 fucsia successiva, saltando tutte le 15-0, quindi lavoro passando attraverso le 11-0 fucsia. E facciamo così fino a completare il giro. Allora, devo inserire l'ultima sequenza, quindi sto uscendo da questa, rientro in questa 11-0 fucsia successiva. Non si vede benissimo per via del fatto che il cabochon è anche tutto luccicoso, e quindi. Allora, sto uscendo da questa 110. Prima di continuare il lavoro, l'incastonatura è già bella solida, però si può passare con ago e filo all'interno delle perline della ghiera che si è venuta a formare praticamente, e tiriamo. Adesso io non ci vedo perché già sono piccole, poi possiamo fare tutto il giro
e poi proseguiamo con il lavoro. Allora, una volta che avremo ripassato all'interno di tutta la ghiera, questa qui, che abbiamo formato con le perline, siamo pronti per iniziare il passaggio successivo. Quindi ci portiamo a uscire dalla 11.0 fucsia, ci spostiamo nelle 15.0 andando verso la base della lavorazione, quindi queste due, e ci portiamo a uscire dalla 8.0 in questo modo qua. E ora prendiamo ancora la stessa sequenza di perline che abbiamo utilizzato per fare questi archetti: 2 15 0, 1 11 fucsia e 2 15 0 argento. Passiamo nell'8 0 successiva saltando il cristallo. Così. Di nuovo. Io vedo buio nella telecamera, spero non sia davvero così, perché sennò faccio davvero fatica, sono un po' disorientata. Quindi ho preso sempre 2,15, 1,11 e 2,15, salto cristallo e entro nella 8,0 successiva. Quindi lo faccio per tutto il giro e terminato il giro rientriamo nel primo archetto che abbiamo fatto e ci portiamo a uscire dalla quinta 15.0 dell'archetto, quindi qui. Va bene? Poi vi faccio vedere. Come ho detto prima, inserisco l'ultima sequenza. Oh mamma mia, tremendo. E ora ripasso dentro il primo archetto che ho cucito, portandomi a uscire da questa 15.0, dalla quinta dell'archetto. Prendo una 15 bronzo, almeno così. Fatemi controllare, sì, prendo una 15.0 bronzo e passo all'interno dell'archetto successivo. Così. E quindi vado a inserire ancora una 15.0. Quindi per intenderci, fra una 15.0, fra un archetto e l'altro, inseriamo una 15.0 di un altro colore, cioè nel mio caso del color bronzo. E continuiamo così fino a completare il giro. Allora, ho finito. Come avrete notato, io ho cucito questi archetti come stessi eseguendo un modulo in tessitura di perline, però lo sappiamo bene che questo non è un lavoro in tessitura di perline. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo andare a fissare tutte queste perline alla nostra base, tutti questi archetti che vedete qui, dobbiamo fissarli alla base perché sono ancora mobili, si muovono. Quindi come li andiamo a fissare?
in questo modo che ora vi faccio vedere. Io ho terminato, sono passata all'interno di alcune perline, magari ecco, mi sposto un po' di più, ripasso ancora in queste, aiuto, mamma mia che impedita, con la telecamera davanti è una cosa impossibile. Ecco, per esempio mi porto in questo punto, scendo sotto, risalgo qui, proprio tra la 11.0 e la 15.0, quindi nella parte interna, e ora con il mio ago e filo punto il mio ago qui, nella parte esterna, sempre tra la 15.0 e la 11.0, molto molto vicina. Scendo. Ti pareva se non si agganciava da qualche parte? Ma che roba! Ecco, quindi va a formarsi questo archetto. Adesso ho il filo lungo e quindi adesso ve lo rimostro. Di nuovo passo tra la 11.0 e la 15.0 successiva, quindi prima sono passata di qui, adesso lo faccio in questo punto, quindi nella parte interna, dopodiché scendo puntando l'ago sempre tra la 11.0 e la 15.0 nella parte interna, la parte esterna cioè. Quindi il filo va a collocarsi a cavallo del filo che passa tra le perline e in questo modo noi fissiamo il nostro archetto, vedete, alla base. Quindi in alcuni casi io utilizzo questo metodo, uno dei casi è questo qui. Quindi ora cosa faccio? Salto due perline, non è che devo farlo proprio tra ogni perlina, eh? Adesso vediamo qui, si muove, sì, quindi passo direttamente tra la 15.0 argentata e quella bronzo, sempre nella parte interna, tiro bene il filo, punto l'ago nella parte esterna, sempre tra le due 15.0 e tiro il filo. Si forma questo archetto e va a stringere. Lo faccio l'ultima volta. Sempre molto vicina, eh? Perfetto. Vedete? In questo modo fissiamo le nostre perline alla base, i nostri archetti. Con questo ci tenevo a spiegarlo bene, sono andata abbastanza spedita prima, ma questo passaggio necessita secondo me proprio di una spiegazione lenta e dettagliata in modo tale che sia chiaro per tutti. Quindi io faccio questo lavoro per tutto il giro per fissare tutti gli archetti alla mia base Beading Foundation. Ecco, io devo fare l'ultimo punto
E volevo sottolineare che quando andiamo a bucare nella parte esterna, di andare proprio sotto, nel senso andare in diagonale così. Perché siamo certi che quando andremo poi a tagliare il bordo del nostro lavoro, non andremo a tagliare il filo, ok? Perché quello è il rischio. Quindi in diagonale. E pizzichiamo in questo modo. E poi facciamo il nostro nodo. Si potrebbe anche non farlo, né? Dipende quante volte noi andiamo a lavorare il filo. Voglio proprio. Ora, ops, capello. E ben cucito alla base, tutto quanto. Ora dobbiamo andare a ritagliare e qui bisogna fare attenzione a cercare di farlo bene, quindi di solito io taglio rosolanamente intorno e ora questo lavoro non lo farò davanti alla telecamera, se no sbaglio perché faccio fatica. Quello che voglio farvi capire è che andrò molto vicina con le fucsia. Cercando di avere un andamento circolare, ok? Quindi cerchiamo di tagliare tutto intorno, rimanendo molto attaccati in questo modo alla circonferenza. A fra poco. Dunque, io ho ritagliato tutto intorno, cercando di essere più vicino al margine possibile. Come vedete, nonostante tutto, i fili sono piuttosto verso l'interno, quindi non ho tagliato nulla, il lavoro è ancora integro. E ora dovrò andare ad incollare il mio velluto, il mio ultra speed, per andare a ricoprire il tutto. Quindi metteremo un po' di colla su tutta la superficie e poi andremo ad incollarlo, va bene? Una volta incollato, si lascia asciugare per un paio di minuti e poi, ancora con la nostra forbicina, andiamo a tagliare proprio a filo, cercando di tenere la forbicina perpendicolare per non rischiare di tagliarne troppa e di scoprire la base sulla parte retrostante. Ok, in questo modo qui. Ed eccoci qua, ho rifinito, ho ritagliato a filo il mio ultra speed, il mio velluto, e mi sono preparata il filo per iniziare a fare la rifinitura. Io andrò a utilizzarlo di questo colore, il filo, perché di solito mi piace avere la cucitura dello stesso colore della base che utilizzo per ricoprire il retro del lavoro. E anche se in questo caso, visto da vicino, si intravede il colore del filo tra le perline. Quindi sto studiando un modo diverso per poter avere lo stesso effetto senza rischiare di avere questo difetto. Però adesso non so spiegarvelo, se no vi confondo le idee. Quindi io utilizzo il filo rosso, ma voi non fateci caso, utilizzatelo bianco, va bene? Così non si vedrà come
come si vede a me. Io dal momento che ho fatto il primo e il secondo devo farlo nella stessa maniera. E, ho preparato i mezzi cristalli fucsia, le rocaille verdi e quelle argento, anche qui opzionale. Io ho alternato le perline nel modo che poi vi mostrerò, ma se volete rendervi la vita più semplice potete utilizzarle solamente argentate o solamente verdi. E poi ho preparato anche le 15.0 per fare questi archetti dove andrò a inserire i mezzi cristalli. Quindi ora cosa farò? Per partire giusta, il più precisa possibile, cercherò di inserire questo mezzo cristallo in corrispondenza di quello verde, va bene? Quindi innanzitutto fisso il filo, quindi parto qui. Quindi quando incolliamo il retro cerchiamo di non mettere la colla a filo anche del bordo, se no si incolla tutto e poi non riusciamo più a fare quello che dobbiamo. Quindi io mi infilo in questo modo, cerco di uscire all'altezza della 15.0, più o meno, sì. Dov'è qua? Un pochino più su, qui. In questo caso io prendo un filo abbastanza lungo, per non rischiare di dover fare aggiunte durante la lavorazione. Taglio questo pezzo di filo in eccesso e prendo una 11.0, un mezzo cristallo e una 11.0. Mi inserisco più o meno in questo punto. Tiro. Oh cavoli. Deve essere così. Tiro. E poi ripasso dal basso verso l'alto nella 11.0. Si è posizionata bene. Ora andiamo avanti inserendo, facendo direttamente dei picot lavorando al brick stitch. Quindi prendo 2 11.0, vedete che guardo perché non mi ricordo bene la sequenza che ho utilizzato. Ok, prendo una 11.0 argento e una verde. In questo punto se non volete complicarvi la vita, ve l'ho detto già prima, fate con un colore solo e tiro. Adesso siccome li alterno, parto con l'ultimo colore che ho inserito, quindi col verde. Prendo una verde e un argento. Tiro il filo e rientro in quell'argento, sempre dal basso verso l'alto. Cerco di avvicinarle. Perché le perline così si mettono in diagonale, quindi faccio due verdi diagonale, ci sono due argento diagonale per fare questo gioco qui di colori. Quindi ho terminato con l'argento, riparto con un argento e una verde. Facciamo dei punti un pochino più profondi. Oh mamma mia, è che non ci vedo.
poi ripasso dentro quella verde dal basso verso l'alto. Facciamo ancora, parto con una verde e poi un argento. E poi rientro solo in quella argentata dal basso verso l'alto. Ed è sempre così. Vedete che si formano i colori sono in diagonale. Verde, argento, verde. E adesso dobbiamo fare ancora quell'argento. Dobbiamo inserire all'incirca. Praticamente dobbiamo arrivare in questo punto, in prossimità di questa 8-0, di questa 15-0, per inserire l'altro mezzo cristallo. E sono circa... Oh mamma mia, non ci vedo perché brillano tutte queste perline. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 punte, ok? Quindi noi ne abbiamo inserite 1, 2, 3, 4, dobbiamo fare ancora 6 punte, dovremmo trovarci esattamente in questo punto qui. In questo punto noi andremo a inserire l'altro mezzo cristallo. Se ne servirà una in più fa niente, ecco, nessuno ce le viene a contare. Più o meno però dovrebbe essere così. Eccoci qua, come vi dicevo, le mie sono 10, ripeto, se sono una in più non succede niente. L'importante è che arriviamo con la 11.0 a un certo punto con la 11.0 in prossimità di questo spazio, perché qui andremo a inserire un altro mezzo cristallo, quindi prenderemo un mezzo cristallo, una 11.0, che adesso non ricordo come ho usato la sequenza qui, sempre la 11.0 argento. Più o meno bucherò in questo punto. Perché va sempre, non è mai a fuoco. Più o meno qui. Vedete, il filo rosso non va bene anche perché avendo lasciato la base bianca si vedono i punti anche davanti, quindi ho proprio canato, però. Fa niente. L'importante è che capiate bene come si fa a fare questo modulo e poi. Eccoci qua. Ecco, quindi adesso inseriremo ancora questi picot nel modo in cui vi ho mostrato prima e arriveremo qui. In corrispondenza di questo archetto per inserire l'altro mezzo cristallo. Ed eccoci qua, ho inserito tutti i miei mezzi cristalli fucsia, ho terminato, devo solamente completare l'ultimo picot e poi passare alla fase successiva. Quindi prendo la mia ultima 11.0, che nel mio caso sarà verde, zoom un po'. Giro il lavoro così si vede meglio. Ho queste due 11.0, quindi sto uscendo da questa verde, prendo ancora una 11.0 verde, scendo in quell'argento, passo in questo punto, cioè punto lago qui, mi porto ad uscire nella parte frontale. E risalgo nella 11.0 argento. Ecco qui. E così ho fatto tutti i miei picot. Ora cosa devo fare?
fare queste decorazioni e anche il cappio, ok? Quindi sono già in posizione per fare la mia prima decorazione. Esco dalla 11.0 argento, prendo 4.15.0 nel mio caso verdi e passo nella 11.0 fucsia, così. Ne prendo altre 4. Scendo in questa 11.0 e così ho fatto la mia prima decorazione. Ora mi sposto. Devo muovere tra le perline in questo modo qui. Ok, scusate, ho tentato. Copro tutto, scendo, devo portare a metà. Una, due, devo salire e scendere per arrivare al punto che mi serve per fare il picot. Allora, 4, 5. Allora, non sarà perfettamente centrale nel mio caso perché sono 10 le punte dei picot e quindi la metà sarebbe appunto esattamente questa. In realtà sarà leggermente più spostata, ma credetemi che indossato l'orecchino cade bene, quindi è proprio una differenza minima. Quindi entro in questa perlina e in quante perline l'ho fatto il picot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo 6, 15, 0 argento. 3. Sono tutte piccoline. 5 e una 6. Perché ho un lago un po' grande, alcune non farò più piccolino. E non riesco a inserirle sul lago. Sono 6, rientro nella perlina nel senso opposto, esco di qua, rientro da questa parte e vado a formare il nostro piccolo, la nostra piccola asolina. Ripasso. No, ti prego. Dunque, io lo faccio solo due volte perché tanto non serve di più l'orecchino leggero. A questo punto continuo. Tra le perline
Allora, per fare la decorazione io dovrei trovarmi uscire da questa perlina, invece da uscire verso l'alto e non verso il basso. Quindi cosa faccio? Devo portarmi con il filo ad uscire da questa perlina verso l'alto. Quindi punto l'ago qua sotto, passo sulla parte frontale e risalgo, e così mi trovo nella posizione perfetta per poter fare l'altra decorazione. Quindi prendo 4 15 0 verdi, questa volta entro nella 15-0 bronzo, prendo altre 4 e scendo e continuo in questo modo. Mi muovo fra tutte queste perline. Se quando arrivo in questo punto sto scendendo, faccio l'operazione che ho fatto in questo punto, cioè passo col l'ago davanti e risalgo sempre nella stessa perlina. Spero che sia chiaro. Ci vediamo quando abbiamo completato il giro. Allora, terminato di fare le decorazioni, io sto uscendo da qui perché appunto ho terminato l'ultima, e dobbiamo frenare il filo e tagliarlo. Quindi adesso esco da questa perlina. Faccio per continuare. In questo punto perché è sempre sempre sfocato, faccio questa asolina. Faccio un nodino, passo sotto e tiro, così si nasconde il nodo. Faccio la stessa cosa, facciamo attenzione a non ingarbugliare il filo tra le perline, perché poi quando abbiamo fatto i nodi siamo fregati. Passo qua sotto, di nuovo. Stiamo attenti a fare il nodo e non l'asola, cioè sì, un nodo. Così è un nodo. E ora io faccio che con l'ago passare nella 11-0 e spingere per cercare di uscire. E ora finalmente vicina. Taglio filo, aiuto. Ok. Ora aggiungiamo la nostra monatella. Quindi prendo la mia pinza a punte piatte. C'è troppa luce.
Non capisco da che parte si apra di qua. Così è giusto, sì, perché a volte mi sbaglio. Lo faccio passare. Ecco fatto. Oh. Ecco qui il nostro orecchino. E finalmente abbiamo la coppia. Allora, cosa dire di questo modulino? A me piace moltissimo, lo utilizzo spesso quando lavoro a bead embroidery, specialmente quando lavoro dei cabochon abbastanza grandi, perché con questa incastonatura riesco a fare due cose in uno, cioè incastonare e decorare coi cristalli. Con altre incastonature dovrei fare un ulteriore giro di cristalli subito dopo e quindi ingrandirei ancora di più il modulo. Invece così riesco a rimanere contenuta nelle dimensioni con un effetto tutto sommato molto carino. Farò video creazioni dove vi mostrerò dei ciondoli dove mi sono affidata alla stessa tecnica. Quindi il tutorial è terminato. Io spero tanto che vi sia piaciuto, è semplice, è abbastanza veloce e niente, quindi ti vi do appuntamento al prossimo video che sarà un video creazioni. Vi mando un grosso abbraccio, mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, mettetemi mi piace e commentate specialmente. Commentate perché chi mi conosce lo sa, a me piace molto interagire con voi tramite messaggini, tramite commenti e se avete bisogno di una mano, sono felice di aiutarvi. Ciao, alla prossima!